io ogni volta che sento il verbo credere, quando parliamo di queste cose, che è anche un modo di dire per carità, però non mi piace. Non parliamo di fede. Non parliamo di fede, Presidente, parliamo. scusa. Non è il mio. Vabbè, ok, andiamo avanti, scusa. Quindi a parte l'espressione credere, parliamo di malattie, parliamo di scienza No, e per me quindi dovremmo è già. utilizzare termini un pochino meno di fede. C'è una domanda che avevo anche proposto tempo fa, difatti, in un precedente convegno. C'è una dichiarazione tua che sinceramente mi ha colpito, non tanto per la base, ma per le conseguenze che tu ne trai. La tua dichiarazione è virgolettata. Ma la fonte? No, perché poi è importante. Scusa un attimo, Corriere della Sera Salute del 7 settembre 2013. Ok, ho capito. Fermo restando che Guarda, sappiamo cosa succede con virgolettato, però io ho l'obbligo di chiederti se me lo confermi o meno. Allora, secondo quello che scrive il giornalista, tu avresti detto, riferendo ai risultati dello studio Cosmo, virgolette, ora siamo felici perché abbiamo prodotto una risposta inattaccabile alle domande di molti. Questo è il virgolettato. Ora, io non entro nel merito di Cosmo perché il discorso complesso lasciamo perdere, non è il caso di tirare in ballo, però dico che trovo strana se fosse vera, beh, però devo dire perché questo ha creato molti problemi, trovo strana se fosse vera la felicità di una malata, di una presidente di un'associazione che si occupa di malati. Io personalmente avrei utilizzato, se fosse sempre vera quello che tu hai detto, avrei utilizzato l'aggettivo triste, non perché Cosmo non andava bene, cose se vuoi, ma triste perché l'obiettivo dello studio non è stato ottenuto e quindi qualcosa che teoricamente avrebbe potuto dare un beneficio ai pazienti, secondo quello studio, con tutte le riserve che tutti quanti avevamo sulla sua qualità e via dicendo, chiudeva la finestra di speranza anche per te e per tutti i malati soci, a meno che l'obiettivo non fosse veramente quello di dimostrare che non davvero. Punto. Ma la risposta credo di averla data a suo tempo, non tanto a questa domanda. Io mi ricordo benissimo in quell'occasione c'era appunto la presentazione dello studio Cosmo nella conferenza stampa. E io proprio la sera quando sono tornata a casa sul mio profilo Facebook, se avete così la possibilità di andare indietro nel tempo in quel periodo, io avevo proprio detto che ero assolutamente dispiaciuta del fatto che siamo alla fine, perché chi non ci crede, ragazzi? Ma io non intendo crederci come hai inteso tu nella fede, no, che il percorso scientifico debba arrivare alla soluzione, credere nel percorso scientifico vero, cioè vuol dire questo credere, non è un credere nella speranza che qualcuno mi possa guarire, diciamo dal punto di vista fideistico, e quell'altro credere forse sicuramente più laico nel mio caso, ma reale. E lì avevo scritto proprio questo, perché se così non fosse stato probabilmente avremmo fatto una cosa molto più, come dire, contenuta nei tempi, nei modi e nei costi. E invece no. Il discorso è stato questo, quando le persone con sclerosi multipla sono arrivate a dire a me, come a dire a Eisner, nel senso io ai tempi ero presidente della conferenza delle persone con sclerosi multipla, mi hanno detto, noi vogliamo cercare di capirci qua, perché io credo che nella vita di tutti, compresa la mia, questa sia arrivata un po' come una meteora, perché ci siamo ritrovati questa cosa tra virgolette capo e collo, senza sapere cosa ci fosse dietro, nel senso positivo della cosa, assolutamente nel senso assolutamente positivo, quindi non riuscendo a capire cosa stesse succedendo, tanto più che se ne parlava su diversi livelli, ma soprattutto il livello, diciamo forse quello che ci raggiungeva di più era quello, non dico da bar, ma sicuramente non un piano scientifico, un piano decisamente più divulgativo, quindi un piano dove noi arrivavamo ad avere delle informazioni, ma di fatto non erano scientificamente supportate, no?
Allora, ci si sentiva parlare di numeri che improvvisamente dal 100% arrivavano al 50% per poi passare all'80%, quindi insomma le persone si sentivano un po' così sballottate, quindi hanno detto dobbiamo necessariamente avere la possibilità di capirci più. Chiaro che né Roberto Amadeo in primis, ma tutte le altre persone non hanno gli strumenti scientifici e tecnici per riuscire ad avere nemmeno quella criticità nel pensiero e nella lettura, ha chiesto uno studio che di fatto abbiamo dovuto costruire, perché non era nel nostro lavoro. Mentre, apro una parentesi ma la chiudo subito, questa delle staminali ci dà molto più preparati, perché sono 10 anni che noi lavoriamo sulle staminali, sappiamo come si lavora e continuiamo a lavorarci, non abbiamo mai abbandonato. Qui la chiudo, quindi di fatto la risposta arriva subito, in questo caso perché abbiamo tutto il background e tutto quello che stiamo facendo adesso. In quel caso invece bisognava capirci di più e bisogna andare a parlare con gli interlocutori, quindi il fatto di avere da una parte, c'è stato chiesto questo studio, dall'altra parte il tempo di metterlo su, in mezzo sicuramente un po' di silenzio, tra virgolette, perché quello che poteva dire anche Roberta non c'entrava niente col percorso scientifico, perché Roberta Maria poteva dire la sua posizione e niente più. Quindi quello che abbiamo detto è aspettiamo i risultati. Ma chi non è deluso, anche per quanto sia una conquista, come ho detto prima, di una strada a fondo cieco? Ma tutti, ma per qualsiasi cosa, ci mancherebbe. Questo è fuori discussione, quindi io a suo tempo ho detto quello come ho detto quello in un'altra occasione, nel modo più assurdo. Poi sappiamo che anche Nicoletta Mantovani non aveva detto io sono guarita. Mi sembra di essere guarita perché sto meglio. Quindi mi sento guarita. Quando uno dice sono guarita, tutti gli altri, allora chi dice ah, è vero che si guarisce, quell'altro dice no, sono impostore. Cioè, purtroppo le strumentalizzazioni ne so qualcosa io, ma ne so chiunque che ahimè è un po' più esposto di altre, quindi strumentalizzano le loro dichiarazioni. Per quello che ho chiesto su quale fonte, perché se fosse stato sul sito AISMA, ma non perché allora lì sono io che scrivo direttamente, quello che scrivo lì rimane, ma è quello che dico io. Quando comincia a essere filtrata la fonte, chiunque può incappare in queste, come dire, in questi filtri che non sempre corrispondono alla verità, o quantomeno cercano di buttarla sul sensazionale o comunque sullo scontro, sull'incisivo, per cercare di accattivarsi qualche lettore in più, ma niente di più, assolutamente. Vabbè, io ovviamente ripeto, non voglio entrare nel merito di Cosmo. Cosmo è uno studio, fra tanti altri, ce n'è a decine nel mondo, ce n'è uno più costoso come l'ho fatto da ASM, che è arrivato a delle conclusioni. Se proprio devo fare una considerazione su Cosmo, dico che Cosmo, nella migliore delle ipotesi, ha semplicemente dimostrato, come poi se ne è accorto anche il professor Zamboni, come ci ha detto anche stamattina il professore Verù, che sicuramente, mentre una volta io dicevo probabilmente, adesso dicono sicuramente l'eco Doppler non è la procedura corretta per diagnosticare la CSVI. Quindi se Cosmo ha avuto un risultato certo è questo, dimostra che non è questo. Metodica da utilizzare, perché se abbiamo uno che lo fa a 100 e uno che lo trova a 0, evidentemente adesso qualcosa. Nella mia ignoranza, come mi dicono spesso, questa cosa l'avevo già detta 3 anni fa. Quindi non mi interessa Cosmo è uno studio, l'ho letto, l'ho studiato, l'ho capito, ho capito dove non andava bene a mio parere, non mi interessa. Io ritorno sul succo del discorso. Uno studio CSVI è stato un qualcosa che ha aperto una finestra. L'AISM l'ha ignorata per anni, tu non eri presidente, l'ha ignorata per anni. Il professore Zambono ha cominciato a parlare dal 2006. L'AISM dovrebbe avere le sue antenne sempre pronte, andare a vedere cosa sta facendo, cosa sta succedendo in un mondo in cui da 30 anni si continuano a inseguire farfalle con le terapie attraverso una teoria autoimmune che non è stata mai dimostrata. Per cui uno dice io questo è quello che ho, pazienza, e allora quello che ho me lo prendo, ma se all'orizzonte esce fuori qualcosa si trova sicuramente strano che un'associazione come di malati non si accorga di questa novità che c'è nel mondo. Il fatto stesso che siano nate delle associazioni CSVI
purtroppo in contrapposizione ad Aime, non hanno senso, ma è nato perché o come reazione. Quindi questo qui, io torno alla domanda di base, scusami. Tu hai detto o non hai detto che eri felice? No, assolutamente non l'hai detto. Quindi lo smentisci categoricamente? Assolutamente no. Allora, ne prendo atto. Allora dico, visto che tu non sei stata felice, che Cosmo abbia dimostrato che la stessa vuoi non esiste, adesso secondo te, e quindi secondo Aisman in particolare, è un argomento che continua a essere chiuso oppure ci si può andare a parlare, a continuare ad andare avanti? In che senso? No, perché dicevo, abbiamo Cosmo ha dimostrato che la tecnica Doppler non è la tecnica corretta per fare. Anche il professor Zabone ne sta prendendo atto. Allora, alla luce di queste novità, adesso non si può. Aism continua a considerare chiusa, nel senso che Cosmo ha dato una risposta, basta, non ci interessa più. Oppure invece lo può vedere, e la domanda l'allargo, visto che oggi abbiamo sentito parlare anche di disautonomia, di compressione muscolare, tu d'accordo che mi dici, ma questi sono i nostri comitati scientifici, devono vedere, valutare, però la presidente di una cosa, queste cose le deve anche sentire. Tu le senti oppure attenderai che ti diranno qualcosa riguardo? Ho chiuso. No, io in termini scientifici non ci metto becco perché, ripeto, come hai detto, anticipato tu, c'è un comitato scientifico, c'è un bando che è uscito, ognuno ha la possibilità di presentare il proprio studio. Non esistono, scusate se lo metto tra quattro virgolette, raccomandazioni, nel senso non in questo caso, in qualsiasi caso, perché il bando FISM, oltre alla valutazione del comitato scientifico ci sono i referi esterni, quindi voglio dire c'è tutta una valutazione molto puntuale su tutto quello che arriva. Abbiamo un limite dei, diciamo così, cerca di alzare sempre più l'asticella di 3 milioni di euro all'anno, e quindi in funzione degli studi che arrivano e delle valutazioni che sono state date dai referì e dal comitato scientifico, poi c'è la classica classifica, che vuol dire da 10 a scendere. Devo, come dicevo a tavola prima, la fortuna è che non solo sono aumentati i numeri di ricercatori che si impegnano sull'SM, quindi che presentano dei progetti, ma quello che è il bello è che si è alzata molto la qualità dei progetti presentati, e che quindi spesso e volentieri con estremo dispiacere magari si vanno ad escludere dal finanziamento diretto del bando alcuni studi che risultano essere assolutamente interessanti, che però di fatto nel punteggio restano più bassi. Le strade per magari si cerca di rimodulare l'impegno di spesa richiesto, quindi l'importo del delta studio, magari cercando di ritardare un attimo, cercare di far entrare il numero maggiore di studi, quindi nessuno escluso può presentare il suo progetto al bando della FISM, che sarà valutato dal comitato scientifico e dai referì ai quali verranno inviate i vari progetti assolutamente. Detto questo, noi continuiamo a lavorare a 360 gradi perché quello dobbiamo fare. Ripeto, i nostri ambiti di ricerca sono talmente vasti che non lascia escluso assolutamente nulla, e credo che i nostri 45 anni l'abbiano dimostrato, e soprattutto i milioni di euro che sono stati così messi a disposizione della ricerca lo dimostrano, che con i risultati ottenuti negli anni. Quindi su questo non si discute, il comitato scientifico ovviamente che poi dopo chiunque può presentare il suo progetto. Lei lo sa che adesso c'è una ricerca multicentrica molto importante che addirittura si chiama Brain Tree. Sì. Ah, lo spero già. Sì. Sarebbe poi, ecco, il problema di guardare avanti, sarebbe come coraggiosi sognatori, forse. Lei è una multicentrica proprio basata su questo per vedere com'è la situazione, sì. No? Da questo punto di vista. Io penso che è interessante quello che dice, poi si vedranno i risultati, poi si vede come. Aisman dovrebbe dirmi se l'ha bocciato definitivamente. Sì, questo non lo sapevo. No, non è che l'ha bocciato, non ho idea. Io so. Sì, no.
Sì, no, ma lei mi aggiorni pure. L'aggiorno. Aime, professor Zambone ha presentato secondo le procedure, si è indicato correttamente Roberto Amedeo, ha presentato il suo progetto, il comitato scientifico ha analizzato e cose qui alla fine hanno concluso che non avrebbero finanziato quello studio, anche se prima avevo detto che perché quello studio praticamente non serviva, perché se vuoi non esiste. Beh, lei mi ha aggiornato, per me era carino perché sta paradiso di sognatori così mi dava un senso di romanticismo. So che Roberto Amedeo tra poco ci lascia. Una delle cose più positive secondo me oggi è stata proprio quella che lei e altri esponenti Eisman siano stati presenti, proprio perché non capita spesso agli eventi CCSVI, è proprio perché secondo me l'importante, vista la capacità di Pippo Cacciaguerra, del dottor Arazzi, di tutti quanti, è quella che avendo presenti le persone che per forza di cose ascoltano una cosa sulla quale magari hanno delle opinioni diverse, si riesce comunque a creare un dubbio, un interesse. La capacità di chi oggi ha parlato deve essere stata quella di far nascere questo dubbio e magari un domani di riuscire a sviluppare delle collaborazioni che fino ad ora ci sono state. Io devo dire che a livello personale noi abbiamo sempre avuto un rapporto abbastanza chiaro, onesto, trasparente, anche su posizioni diverse. Mi fa piacere che lei oggi abbia chiarito ulteriormente con Matteo che un malato, un presidente dell'associazione, non può essere felice di un risultato negativo. Io sono sempre un rompiscatole, per cui è vero che questo suo punto di vista non è condiviso da tutto il mondo, né associativo né neurologico, perché io l'altro giorno ero a San Raffaele, giusto per non fare nomi, e su un documento ufficiale, per cui non impugnabile, perché c'è scritto e non può essere stato mai interpretato, qualcuno nella relazione finale del 2013, che poi è il primario del San Raffaele, ha detto speriamo che con quest'anno si sia messa definitivamente una pietra sopra al discorso CCSVI. Esatto. Questo è sbagliatissimo, mi fa piacere che da parte sua, del dottor Patti, e devo dire una discreta parte di neurologi, che restano per ora ancora abbastanza nell'ombra, per ovvi motivi probabilmente di storia, di sopravvivenza, non lo so, però che ci sia questo minimo di apertura, e secondo me la capacità che devono avere i vascolari, gli interventisti, i fisioterapisti, è quella di allargare questa possibilità. Noi come associazioni abbiamo tentato solo in più occasioni di farli parlare, adesso tocca a loro decidere cosa si dicono, noi più di questo non possiamo fare. È chiaro che voglio soltanto dire una cosa da aggiunta a questo qui, è io personalmente come associazione non posso che ringraziare Roberto Amedeo di essere voluto venire qui, di aver accettato il nostro invito, sia per il confronto disposto a fare, sia perché comunque viene in un ambiente che naturalmente non è tanto amichevole. E questo no, ci nascondiamo, cioè possiamo fare i diplomatici, chi mi conosce sa che non sono diplomatico, le cose le dico come sono, nel bene e nel male. Quindi apprezzo moltissimo il fatto che tu abbia accettato di venire qui e che sia ben chiaro che questo non significa che io accetti le tue, parliamo di io e tu come associazione, io accetti le tue posizioni e che tu accetti le mie. Si tratta di parlarne e sicuramente avremo da guadagnarci tutti quanti quando se ne parla, perché non parlarne è soltanto un fatto negativo. Per cui ti ringrazio ancora una volta di aver accettato il nostro invito. Ma sì, il discorso è questo, io non lo metto sul piano, tu hai le tue idee, io le mie. Io lo metto sul piano scientifico, per quanto ahimè non mi appartenga personalmente, nel senso che non è il mio lavoro, questo deve essere il piano quando di mezzo non ci sono le barzellette ma c'è la salute delle persone, qualsiasi esso sia. Allora, sul piano scientifico andiamo a ragionare, a discutere tutto quello che c'è. Abbiamo detto, se qualcuno ha qualcosa da proporre lo proponga all'interno del bando, arrivi con un progetto, nessuna preclusione, come dicevo stamattina, né verso le persone che hanno fatto, non fatto, appoggiato, non appoggiato la PTA, possono averla fatta senza nessuna preclusione verso nessuno, anzi, penso di averlo dimostrato in più di un'occasione, quello che fa l'AISM è lavorare davvero il più possibile, sia dal punto di vista del futuro, quindi ricerca scientifica, sia del qui ed ora, quindi dell'oggi, dove ci sono
dove ci si scontra con i problemi quotidiani, dove il problema è il sintomo, dove il problema è anche il lavoro, dove il problema è un diritto negato, dove il problema è la riabilitazione, dove il problema è cercare davvero di migliorare la qualità di vita su tutti i punti di vista. Questo a prescindere dalle staminali, dalla PTA, piuttosto che da qualsiasi altra scoperta scientifica. Il nostro obiettivo è quello di liberare il mondo dalla sclerosi multipla domani, ma dalla paura della sclerosi multipla oggi. Questo è il nostro obiettivo. Quindi ogni giorno dobbiamo aggiungere un pezzettino di più alla qualità di vita delle persone. Quindi, voglio dire, ci mancherebbe. Quindi questo è il mio essere qui, essere altrove, in altre occasioni. Quindi non la metto sul piano nemici o amici. Io lo metto sul piano scientifico e credo che lo liberi da tutti i fronzoli. A parte che è una cosa che proprio... No, sì, sì, no, appunto.